money, amount my money, more money, more problem me. Anche come ho sempre detto, sono anche le gente che fanno branding al loro professionale. Adesso che ci sono fatti qua nel mio ospito, quello che andiamo a fare oggi con me sono un po' una spolverata, diciamo, da alcuni bassi, questo che si scatta. E poi non so se avete sentito parlare del proprio pubblico. Quindi andiamo a vedere quelle basi che per interpretare appunto il corso. Vedremo anche qualcosa di te, quindi qualche ballo, un po' di tempo, un po' di tempo. Ok, quindi adesso iniziamo a scaldarci con voi top rovin, voi mi seguite a me, sento il nome dello spettro, voi mi seguite, e poi andiamo a vedere un po' di codare, un po' di impostazione di linea sul punto, e faremo qualche esercizio di però vi voglio siamo. Ok? Dai. Spiegare i top rocky non è nulla di nuovo a quello che già sapete, non siamo proprio come riscaldamento, chiaro? Magari faremo qualche movimento che a voi sembrerà strano, però non credo troppo così tanto. Allora, io quello che spiego sempre nella base del mio top rocky è prima di tutto la posizione delle gambe che abbiamo, non abbiamo mai queste gambe così strane. Abbiamo sempre un po' la gamba divaricata, le ginocchia sono un po' piegate perché abbiamo bisogno di avere questo movimento, no? Il bounce. Se noi siamo gambe rigide, non ci muoviamo, siamo vero con tutti. Giusto? Ok. Mettiamo un po' di musica. Fate quello che volete, l'importante è che sentite la musica, giusto? Alla base di questo, dopo vengono tutti i passi, senza questo i passi non sono nulla, perché se lo puoi vedere, già così noi, tra virgolette, stiamo già ballando, no? Stando attento di così, giusto? Ora prova a fare questo esercizio con me, 1, 2, 3. Anomali, tra virgolette,
sono con le macchiette. Sono con le macchiette da cile spinte. Infatti questo è andato a mangiare la sushi dinner. E com'è se ne è finito la pancia, ma il giapponese non ti ha dato la pancia. Allora